Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con gli speciali del TG, il nostro spazio di approfondimento settimanale. Questo venerdì parliamo di tecnologia e persone, innovazione, per quale umanità? Ci interrogheremo su questo, lo faremo con ospiti in collegamento, che vado subito a salutare e presentare. Buonasera Nicola Bosello, Chairman and Sales Director di Nordest Servizi del gruppo Eurosystem. Buonasera Bosello. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera Fabio Turchini, Presidente di EUPRAGMA. E buonasera a Diego Stefanato, CEO di Doimo Cityline. Buonasera a tutti. Allora, la domanda che abbiamo inserito nel titolo di questa trasmissione, che poi è la prima di un ciclo che dedicheremo al tema della tecnologia, è questa: innovazione per quale umanità? Io vorrei subito sentire Fabio Turchini su questo, ci spiega anche la sua società di che cosa si occupa e capirete perché la domanda la faccio intanto a lui, perché al di là del discorso pratico di chi praticamente si occupa di tecnologia e di chi poi ne usufruisce praticamente, c'è chi fa consulenza, c'è chi dà delle idee, pianifica le strategie, quindi si occupa anche della parte teorica. Io vorrei partire da questo, Turchini. Intanto una considerazione in generale sull'epoca che stiamo vivendo, perché viviamo in un'epoca in cui le generazioni si intrecciano tra chi ha vissuto una tecnologia che in parte era ancora solo meccanica, una tecnologia mista dove è arrivato il digitale, una tecnologia quasi tutta digitale o comunque governata dal digitale come quella attuale. E quindi è più difficile far passare questo concetto tra le varie generazioni. È così? Sì, sono d'accordo. Oggi assistiamo a un cambiamento che è esponenziale rispetto a, per esempio, i primi decenni del Novecento, che è stato caratterizzato dall'affacciarsi di tecnologie importanti, il telefono, l'automobile, l'elettricità. Però quello cui assistiamo oggi è veramente un'impennata, cioè dall'andamento proprio esponenziale, robotica, biotecnologie, ingegneria genetica, eccetera, eccetera, questo, nanotecnologie, questo lo sappiamo. Bene, questo cambiamento rapido, impetuoso, di cui noi patiamo certe volte anche nella quotidianità il divenire, perché è un divenire spasmodico. Questo, a differenza delle precedenti generazioni, dove la trasmissione del sapere avveniva con gradualità, adesso invece avviene per scarti bruschi e per salti. Quindi questo potrebbe comportare appunto uno sfilacciamento tra generazioni. Ma a parte questo, il rapporto tra uomo e tecnologia oggi è un rapporto problematico, non perché di per sé non siano maneggevoli le applicazioni tecnologiche e la tecnologia stessa, ma proprio perché criticamente dovremmo chiederci, e il titolo lo esprime perfettamente, per quale umanità. Quale tecnologia? Ora, non c'è una tecnologia che sia oltre l'uomo, insomma, l'uomo è nato tecnologico, l'Homo sapiens almeno, nella misura in cui attraverso la tecnologia ha completato la propria inadeguatezza biologica e istintuale, per così dire. Quindi l'uomo per potenziarsi, per adattarsi, per estendersi, per preservarsi da agenti negativi, si è avvalso di strumenti. Quindi il rapporto con se stesso, con la natura e con l'ambiente è sempre stato un rapporto strumentale. Il problema è che oggi la tecnologia è diventata l'ambiente, è diventato l'ordine attraverso cui organizziamo la realtà, è diventata la nuova forma del mondo. Quindi, essendo così onnipresente e pervasiva, noi rischiamo di diventare i suoi funzionari anziché considerare la tecnologia al nostro servizio. Questo non significa dire no alla tecnologia, anche perché sarebbe un paradosso, l'ho precisato un istante fa. La tecnologia è ormai diventata la naturale estensione dell'uomo, però è vero che la tecnologia ci condiziona e quindi, magari di scollamento in scollamento, di cambiamento in cambiamento, qualcuno può rimanere indietro, non adattarsi. E questo è un guaio. Ecco, è di questo che ci occupiamo anche all'interno dello studio che ho contribuito a fondare 23 anni fa, circa, si chiama EUPRAGMA, uno studio di consulenza di direzione per lo sviluppo organizzativo, strategico e delle risorse Sì, e umane. poi dopo vedremo, Turchini, le chiederò anche com'è cambiata negli ultimi 23 anni, visto che lei 23 anni fa ha fondato questo studio, l'approccio e come fare per superare quelle resistenze
che andiamo adesso ad approfondire con Diego Stefanato, perché la sua azienda, la Doimo City Line, ha deciso a un certo punto di digitalizzare, di rendere sempre più tecnologico il suo processo di produzione. E volevo chiedere qual è stata la difficoltà principale, perché si parla di resistenza al cambiamento, quindi in pratica il fattore umano, l'uomo che lavora all'interno dell'azienda, può sentirsi messo in pericolo dalla tecnologia. È stata questa una delle resistenze principali? E poi come è nata l'esigenza di voler rendere la sua azienda, il suo processo di produzione più tecnologico e digitale possibile? Sì, allora sono d'accordo con Fabio in merito a quello che ha detto, all'approccio che abbiamo noi, ognuno a livello personale per quanto riguarda l'innovazione, la tecnologia, la digitalizzazione o quant'altro. Più che di problema, parlerei di soluzioni da trovare, perché spesso e volentieri le persone esprimono delle loro paure, magari anche non attuando, non facendo, non seguendo come le cose che si dovrebbero fare, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione. La prima cosa è il sentirsi inutili o aver fatto delle cose per anni che improvvisamente non servono più o non hanno più valore, cosa invece che dovrebbe essere vista completamente al contrario, perché per come abbiamo spiegato noi qui all'interno e a tutto il personale, tutti i passi di innovazione che abbiamo cercato di fare assieme ai partner come Eurosystem che ci ha dato una grossa mano, è stato quello di liberare tempo, che è una risorsa che nessuno restituisce più, liberare potenzialità delle persone e dare più valore ad ognuno di loro. Nel senso che c'erano lavori talmente ripetitivi e talmente inutili per la stessa persona che le faceva, che al fine ultimo non soddisfacevano nessuno. Ecco, ma quindi Quindi è come stato. avete gestito questo passaggio da questa ripetitività che prima era sostanzialmente umana ad una ripetitività che è stata, immagino, sostituita da una macchina, da un Sì, processo digitale? assolutamente. Quindi l'uomo che prima faceva quel gesto, dove lo avete collocato? No, l'uomo che prima faceva quel gesto e che si è reso conto che era un gesto che gli portava solo via tempo durante la giornata, che fosse in produzione o al servizio del nostro cliente finale o facesse qualsiasi altro tipo di lavoro, prima abbiamo fatto un'opera, di coinvolgimento, quindi generando una sorta di impegno, perché il coinvolgimento genera impegno, spiegando il perché si faceva, come si faceva, dove si voleva arrivare e cosa sarebbe accaduto dopo. Noi ci siamo appoggiati a Eurosystem perché ci ha dato come risposta da consulenti esterni sia la parte innovativa che la parte di fiducia che la parte strettamente personale. Per cui, oltre a darci degli strumenti, ci ha dato la possibilità di coinvolgere le persone che lavorano qui dentro anche in una maniera assolutamente personale. Poi la prima cosa che abbiamo fatto è farla vivere direttamente su cose utili a loro. Per cui siamo partiti con tutta una serie di soluzioni innovative che per i primi portassero risultati a loro, che potrebbe essere la richiesta di ferie banalmente, ricevere la busta paga, il fatto di non avere necessità di digitare il proprio codice personale 1.000 volte qua dentro, ma di girare con un RFID che potesse essere utilizzato per tutte le stampanti, per tutti i macchinari, per tutta una serie di cose, alle cose anche più banali. Quindi hanno vissuto per primi sulla loro pelle quello che poteva essere il vantaggio. Ecco, Siamo passati poi. Sì, questo scusi. grazie anche alla consulenza di Turchini, cioè il processo è arrivato, è un processo a tre che ha coinvolto per quanto riguarda Allora, la sua azienda, poi Bosello che tra un po' il processo ascolteremo. come la vedo io è unico, poi lavoro di squadra sempre, Sì, per cui c'è esatto. sicuramente Sì. chi segue più la parte strumenti meramente tecnologici e poi c'è sicuramente chi deve seguire la parte più importante che è la persona. Ok, da parte nostra, io devo dire, il mio tempo lo dedico principalmente a lavorare sulle persone più che sul business vero e proprio. Il business me lo procurano le persone. Quindi assolutamente è indispensabile affrontare questo percorso
con una sorta di previsione di change management che deve essere seguito passo passo. Esatto. Primo perché inizialmente, come diceva Fabio, le persone prendono paura. La prima reazione è paura di quello che accade. Poi quando vedono che i risultati vengono e si rendono conto che la disponibilità di tempo che hanno per fare un lavoro che abbia del valore e per cui creiamo consapevolezza nelle persone, allora comincia la discesa. Okay. Inizialmente però c'è la paura di perdere il proprio lavoro, di non sentirsi esatto. più utili, di non essere più graditi all'azienda e tutta una sorte di perplessità e di false problematiche che nascono. Vabbè, che poi lì bisogna essere bravi. Sì, che poi si superano nei fatti naturalmente, poi andando avanti con la digitalizzazione. Si superano nei fatti, prima di tutto spiegando il perché, dando molto più valore alla persona di quello che aveva prima, perché... Per come la penso io e credo che Nicola mi possa appoggiare su questo, tutto quello che può essere automatizzato, che non chiede valore aggiunto alla persona, di fatto non dà nessun tipo di soddisfazione. E Fabio questo credo che lo possa confermare. Tutto quello che la persona può dare come valore aggiunto e i risultati di quello che faceva prima dedicandoci del tempo lo ottiene in maniera automatica, credo che abbia assolutamente un valore molto più elevato. Sì. Faccio un esempio. Chi lavora a contatto con il nostro cliente finale, il nostro rivenditore, e ha del tempo da dedicarci per parlare, per risolvere le problematiche, per dargli un servizio che non sia quello meramente di grafico e controllo un ordine, ma ho del tempo per invece risolvere delle problematiche che magari prima non ne avevo, credo che anche a livello delle persone sia sicuramente un modo di lavorare completamente ed è diverso. Un valorizzare anche altre caratteristiche delle persone, certo, che lavorano. Sentiamo proprio Bosello, perché a Nicola Bosello volevo chiedere, al di là della resistenza al cambiamento, anche il discorso che in parte è stato già affrontato da Turchini e da Stefanato, cioè anche capire poi digitalizzare ovviamente sì, ma in quali settori e in che modo serve anche dare un consiglio al cliente, perché c'è poi il rischio che si voglia o digitalizzare troppo o troppo poco. Serve anche equilibrio in questo, corretto Bosello? A seconda di quello che si vuole fare. Sì, assolutamente, è correttissima la questione della quantità quanto della qualità anche, perché sia il quando digitalizzare sia anche cosa digitalizzare. Qui abbiamo uno scenario quest'oggi che veramente copre tutta la catena del valore di quello che può essere una trasformazione digitale di un'azienda effettuata in maniera corretta. C'è Fabio Turchini che rappresenta il processo e quindi il perché lo facciamo, c'è Diego con Doimo Cityline che rappresenta l'esigenza e il focus di ciò che dobbiamo andare a migliorare dal punto di vista digitale e di processo, e c'è ovviamente il gruppo nostro di Nord Servizi ed Eurosystem che è il braccio armato che determina poi la fruizione delle tecnologie. Le tecnologie sono oggi alla portata di tutti, ma sono un grande mare magno e quindi la grossissima difficoltà, che diventa poi anche la nostra bravura, è quella di poter fare un corretto scouting. Quindi io mi immagino sempre, perché ho una problematica nell'andare a comprarmi vestiti, io non riesco ad andare nei grossi centri commerciali perché vado in confusione, perché ci sono troppi elementi che non mi riescono a dare il focus per poter prendere la scelta giusta. Lì la differenza la fa il commesso che ti riesce a guardare, riesce a vedere il tuo profilo, riesce a vedere le tue caratteristiche e ti indica quelli che probabilmente sono i vestiti giusti per te, secondo anche delle tue esigenze. Noi adesso diciamo che il rapporto è abbastanza banalizzato in questo caso, ma è per far capire che la consulenza che dobbiamo dare noi è quella di orientarsi in uno scenario tecnologico che è estremamente complesso, e dobbiamo dare le giuste direttive, le giuste guide e determinare le giuste scelte per l'imprenditore affinché possa raggiungere i risultati che vuole ottenere con la propria impresa, digitalizzando e quindi efficientando la realtà. Turchini, abbiamo accennato a questi 23 anni di attività con col suo studio, no? per dare consulenza e quindi dare anche coraggio a chi vuole introdursi con l'innovazione in un mondo diverso, di produrre, di lavorare, che poi diventa decisivo sul mercato, perché se si è al passo con i tempi si è più competitivi sul mercato. Quindi in questi 23 anni di attività, come è cambiato lo scenario, come sono cambiati gli imprenditori? Perché se parliamo
parliamo di coraggio, è evidente che ci riferiamo al coraggio di chi ha un'azienda e vuole digitalizzarla e renderla più tecnologica. In questo ventennio si è assistito a delle trasformazioni importanti e per certi versi anche radicali. Sicuramente è mutato il modo di concepire l'impresa stessa, considerandola come una entità votata a trasformare risorse in valore, e questo valore però non a beneficio di alcuni portatori di interesse, ma diffusamente di tutti i portatori di interesse. Per esempio l'attenzione all'ambiente, l'attenzione al cliente, l'attenzione ai fornitori e anche ai collaboratori interni, non, diciamo che non è proprio un dato recentissimo, ma nell'ultimo ventennio ho visto progredire una grande sensibilità a riguardo. C'è ancora molto da fare, è evidente, per affermare davvero la centralità delle risorse umane. Ci sono stati poi indubbiamente dei cambiamenti nelle strutture gerarchiche, si sono accorciate, le aziende sono diventate più processive, più snelle, più responsive ai dettami e alle richieste del mercato, le quali hanno incrementato le esigenze e soprattutto hanno imposto delle discontinuità rimarchevoli, per cui la possibilità di prevedere il futuro oggi è data minimamente, e quindi si è accorciato l'arco previsionale all'interno del quale poter pianificare le cose. Quindi di cambiamento in cambiamento, di discontinuità in discontinuità, si è chiesto proprio alle organizzazioni di essere responsive, ma anche per certi versi proattive. La proattività è figlia della condivisione e ha detto bene Nicola prima, la condivisione si basa sulla fiducia, sull'utilità che vengono a prendere le cose che si propongono e che si vanno costruendo insieme, anche quando si tratti proprio dell'introduzione di importanti tecnologie di cui ha parlato Nicola, che ben sa che cosa comporta in termini di valore questo, ben sa perché è un professionista importante, anzi devo dire che è stato decisivo l'intervento di Nicola in Doimo City 9. Io per il momento sto seguendo un po' a latere queste vicende importanti di trasformazione e di efficientamento. Si parla dunque di fiducia, di utilità, ma soprattutto si deve parlare di senso. Ecco, che cos'è il senso? È il perché delle cose. Quindi le persone vanno coinvolte a priori, cioè già in fase di ideazione del cambiamento, in fase di pianificazione anche strategica, perché è la strategia che dà il senso dell'andare. Non si brancola nel buio, non si procede casualmente, ma c'è un valore da generare, c'è un valore da perseguire. Questo valore deve premiare le persone e l'ambiente, l'economia, l'ecosistema, eccetera, eccetera, verso un indirizzo che ogni azienda liberamente sceglie, ed è un indirizzo di posizionamento, di competitività e così via dicendo. L'importante però è che, di nuovo, nel momento in cui si compiono delle scelte, anche di innovazione tecnologica, la domanda di fondo sia sempre quella: per quale umanità? Stefanato, quando è che è nato l'esigenza, lo spunto, il desiderio di iniziare a digitalizzare, a innovare la sua azienda, e ci è voluto coraggio oppure no? Lei era già più o meno predisposto, che so, per una passione, un interesse personale, anche una predisposizione per la tecnologia, oppure ha dovuto lei stesso superare delle resistenze? Credo che nessuno oggi sia preparato al 100% all'innovazione tecnologica. Ognuno ha necessità di imparare e di rendersi disponibile ad aprire la testa per vedere esattamente cosa succede. Perché, come ha detto Nicola, c'è di tutto e di più a livello di quantità, poi bisogna scegliere a livello di qualità, e quindi diventa un pochino più complessa la situazione. Noi ci siamo trovati a un punto del nostro percorso aziendale dove avevamo necessità
di fare dei cambiamenti importanti, perché il mercato è totalmente cambiato. Negli ultimi 5 anni, per non dire un po' prima, 10 anche parlerei, c'è stato uno stravolgimento del mercato. La cosa strana è che cambia tutto e sembra che all'interno del mondo del lavoro aziendale diventi tutto più complicato quando ci sono da fare dei cambiamenti, perché a livello personale siamo molto più bravi, poi quando entriamo in azienda diventa un pochino più complessa la situazione. Noi abbiamo avuto necessità, perché il nostro focus principale sono le persone prima di tutto e il cliente a parità di valore. Quindi abbiamo innovato tutto quello che ci sembrava utile, sia per dare un servizio eccezionale al cliente, sia per fare in modo che le persone che lavorino qui dentro siano orgogliose di farlo. Quindi grazie anche, come dice Nicola, alla consulenza che ci hanno dato loro, per cui affrontare prima una cosa piuttosto che un'altra, sedimentarla, fare in modo che sia stata compresa e poi fare il passo successivo, questo ci ha portato oggi, credo, ad essere una delle aziende sul mercato più sotto il punto di vista digitale e tecnologico più avanzate. Abbiamo ancora tantissimi passi da fare, questo è indubbio, ci dobbiamo preparare per altre sfide che il mercato ci preparerà, però credo che oggi posso essere fiero di quello che hanno fatto le persone e dei cambiamenti che hanno avuto le persone qui dentro, grazie un po' condizionate dalla tecnologia. Condizionate non nel senso negativo, nel senso assolutamente positivo, perché hanno dato una spinta per fare dei passi che magari avremmo avuto più paura a fare, e quindi ci hanno aiutato sotto un punto di vista assolutamente positivo. Stiamo già pensando a intelligenza artificiale per dare ancora più servizio al nostro cliente, quindi le persone sono già preparate oggi ad affrontare un ulteriore step, cosa che non sarebbe sicuramente accaduta se non ci fossero stati gli strumenti messi a disposizione, non ci fosse stato il tempo messo a disposizione per far crescere le persone e tutta una serie di processi che abbiamo messo in piedi proprio perché le persone godessero prima di tutto su di loro di tutto quello che è stato l'innovazione che abbiamo portato in azienda. Quello che lei ha detto, e cioè l'essere la sua azienda una delle più digitalizzate, delle più innovative sul mercato, può diventare anche un motivo di veicolazione di immagine dell'azienda, un qualcosa su cui far leva anche per promuovere l'azienda, cioè essere innovativi, tecnologici, può essere uno strumento di marketing, per dirla proprio in termini molto banali? Assolutamente sì, per come la penso io oggi il prodotto vale il 20%, l'80% lo fa il servizio, qualsiasi settore sia. Quindi credo che la parte tecnologica innovativa sia indispensabile per qualsiasi tipo di azienda per dare più servizio prima di tutto al nostro cliente e internamente. Quindi per me è indispensabile. Quindi c'è una parte che riguarda sostanzialmente la produzione, che è quella che il cliente non vede, che però è importante per essere produttivi nella maniera più veloce possibile e nella maniera più qualitativa possibile ovviamente. Certo. E c'è la parte che il cliente vede, che è quella dei servizi che offrite attraverso anche questa intelligenza artificiale che state per esempio per introdurre, sì, cioè che state pensando di introdurre. Bosello, da questo punto di vista è naturale, come dicevamo prima, che serve dare delle indicazioni sulla quantità, sulla qualità, però poi ci sono delle difficoltà oggettive che riguardano le cosiddette infrastrutture digitali, perché non tutto il paese è pronto, all'interno anche della stessa regione, se vogliamo riferirci al Friuli Venezia Giulia, non tutta la regione è pronta per un determinato tipo di digitalizzazione, per raggiungere i massimi standard possibili, è così. Quindi bisogna anche tener conto di questo quando si consiglia ad un cliente cosa fare e come farlo. Sì, assolutamente. Siamo purtroppo, è brutto dirlo, dal punto di vista infrastrutturale siamo purtroppo ancora indietro rispetto alla media dei paesi europei e mondiali. Vero è che si sta facendo un passo avanti negli ultimi 2 anni nel piano BUL, che è il piano appunto della banda ultralarga, e stiamo recuperando terreno. Quindi negli ultimi 2 anni siamo anche, diciamo, un caso positivo, perché stiamo coprendo con infrastrutture molto importanti grossa parte del territorio,
E siamo, diciamo, fra i tre casi europei con un insediamento di banda ultralarga negli ultimi 2-3 anni. Quindi stiamo recuperando il terreno che però è stato perso negli ultimi 15 anni, quindi rendiamoci conto che recuperare 15 anni sia una cosa davvero, davvero complessa. Questo ha ricadute sulle imprese, ma ha ricadute sulla pubblica amministrazione, sui cittadini stessi che non possono ovviamente fruire dei sistemi e delle infrastrutture, dei servizi, che poi sono il tessuto di ciò che sta venendo avanti dal punto di vista digitale. Lo stesso Doimo City Line sta puntando sui servizi. È chiaro che in questi contesti le infrastrutture siano un motore fondamentale per poter erogare i servizi stessi. Ecco, in questo rientra anche il discorso della valutazione dei rischi, no? Dell'introdursi ad un determinato discorso di tecnologia nel quale poi subentrate voi con i consigli e con la miglior proposta possibile per iniziare, dove non è possibile farla ai massimi livelli, per essere anche pronti, no? Perché poi fare un qualcosa che magari fra 5 anni, quando c'è una fibra che ti raggiunge, diventa obsoleta. È importante anche pianificare bene in chiave futura per non disperdere gli investimenti che si fanno. Quindi è chiaro che avere questo tipo di supporto, avere le idee chiare soprattutto, questo è possibile solo grazie a voi che avete il polso della situazione anche dal punto di vista delle infrastrutture, di quello che si può effettivamente fare. A noi anche ad una strategia che deve essere più centrale, più ministeriale, più nazionale, perché è chiaro che se parliamo di infrastrutture, qui si entra in un contesto dove non sono le nostre imprese a doverla fare da padrona, ma è una strategia invece di lungo termine dal punto di vista digitale che deve abbracciare tutta la nazione. E ripeto, qui purtroppo paghiamo lo scotto di non aver avuto un piano strategico digitale nazionale negli ultimi 15-20 anni e le ricadute le stiamo vivendo a maggior ragione adesso in questo periodo di pandemia dove si sta estremizzando anche l'uso del digitale. Estremizzare non vuol dire che debba essere ciò che un domani al di fuori della pandemia dovremmo continuare a fare. Io sono sempre per un utilizzo sano e coerente ed efficiente ed efficace della tecnologia, non una tecnologia massiva, ma la tecnologia giusta con la qualità e la quantità giusta al momento giusto e per chi effettivamente ne deve fruire. Che sia sostenibile anche se vogliamo aggiungere un Certamente. altro fattore. E con Turchini volevo proprio chiedere questo, una curiosità, visto che abbiamo citato anche la pandemia che ha costretto ad un'accelerazione di alcuni processi che magari sarebbero arrivati comunque, no? Il solo fatto che noi adesso ci stiamo collegando in videoconferenza per fare una trasmissione televisiva fino a qualche mese fa era un qualcosa che si faceva ma con meno frequenza perché non si pensava alla pandemia, c'era la possibilità di farlo in studio attraverso altri collegamenti. C'è stato in questo periodo, per quanto riguarda il suo studio, qualche segnale di aziende che in funzione di questo hanno cominciato ad interessarsi alla tecnologia per migliorare il loro livello di tecnologia e digitalizzazione? Si è avvertito anche dal punto di vista professionale? Sì, decisamente. E devo dire che le aziende sono da sempre, per carità, possiamo misurare di caso in caso delle differenze rispetto al tasso di innovazione tecnologica, ma si sa che le aziende sono naturalmente protese a fare del guadagno tecnologico una certa anche di vantaggio competitivo. Quindi, per usare un'espressione invalsa, stare sul mercato significa quasi inevitabilmente innovarsi tecnologicamente. Il lockdown prima e la situazione pandemica in generale ha costretto, direi, a ripensare al paradigma dello stare insieme collaborando, dell'appartenenza a quella mansione, al ruolo, alla delega, alla responsabilizzazione, all'orientamento ai risultati. In che senso?
Nel senso che se parlassimo di smart working, questa è un'espressione che ricorre in maniera significativa in questo periodo, smart working, si badi bene, non è né home working, cioè semplicemente lavoro da casa, né telelavoro. Lo smart working è un ripensamento delle stesse logiche dell'organizzazione, perché colui che da casa opera in remoto lo fa evidentemente in piena autonomia, e il controllo che normalmente si eserciterebbe sulla sua operatività e sul tempo che impiega per assolverla, oggi è delegato alla persona stessa, la quale risponde del risultato della propria operatività. È chiaro che questo tipo di cultura nuova stenta a prendere posto e spazio, ma si sta lavorando. Scusi se la interrompo, giusto per fare un inciso su questo, perché come correttamente segnalava Stefanato prima, l'avvento della tecnologia e della digitalizzazione valorizza le persone, forse lo smart working, dando responsabilità alla persona di gestirsi nel fare un lavoro in autonomia, come sottolineava lei Turchini, è forse la miglior dimostrazione di quello che diceva poco fa Stefanato, e cioè io sono a casa, faccio il mio lavoro, ma ho anche la possibilità di prendermi un caffè, però devo comunque svolgere il mio lavoro, e si è forse più, anzi sicuramente più responsabili e più coinvolti. Sì, nella misura in cui però l'organizzazione esprima questa cultura, perché ancora non si dà propriamente una condizione di questo tipo come acquisita. C'è ancora il tentativo di verificare se uno da casa è presente nel momento in cui si apre un'interazione tra persone, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che va ripensato il modo di lavorare insieme, va ripensato il modo di organizzare e di generare il valore, eccetera, eccetera. È chiaro che tutto questo è stato indotto da un cambiamento, un cambiamento della realtà, il Covid per intenderci, a cui però la tecnologia ha dato un'immediata risposta, e in questo senso potremmo dire è una risposta positiva, affermativa, però sempre dobbiamo porci la questione. Allora, c'è qualcuno che viene tagliato fuori da questo progredire, c'è qualcuno che non comprende, e quindi le parole chiave sempre prima e alla base, anzi, di una innovazione tecnologica sono condivisione, gradualità e senso. Quindi uno studio come il mio, che si occupa soprattutto di valorizzare e accompagnare le persone nei processi di cambiamento, sta bene accordo nel momento in cui constata che all'interno di un'organizzazione ci sono delle discrepanze, che c'è una classe che spinge e una classe che arretra o che resiste, e una classe che si adegua o torto collo, eccetera, eccetera. Un'ultima domanda, Turchini, secondo lei senza la pandemia si sarebbe arrivati comunque e in quanto tempo allo smart working come lo stiamo vedendo adesso? Ma no, sarò telegrafico in questa risposta, saremmo arrivati comunque in più tempo. Vedevo che scuoteva il capo Stefanato, no, quindi secondo lei Stefanato senza la pandemia, almeno cogliamo questo aspetto, tra i pochissimi aspetti positivi di questa maledetta tremenda pandemia, cioè di aver comunque accelerato dei processi che forse sarebbero rimasti un po' congelati, soprattutto nel nostro paese, che poi è un paese che ha più difficoltà, no, a recepire determinati cambiamenti. E io volevo chiederle, al di là di questo, mi ha già risposto con il suo no con la testa, ma nella pratica lei come ha organizzato la sua azienda, e soprattutto quando questa pandemia maledetta sarà finita, lei continuerà ad utilizzare, se lo fa, lo smart working e alcune di queste procedure che sono state indotte dalla pandemia? Ne ha trovato beneficio? Assolutamente. Aggiungo una cosa a quella che diceva Fabio, che torno al discorso che diceva prima, è sempre e soprattutto un rapporto di fiducia. Diciamo che la pandemia ha accelerato questa situazione, e per cui credo che in alcuni casi si sia dovuto accettarla e non si sia voluto provarla. Per quanto ci riguarda, fortunatamente, noi avendo utilizzato tutta una serie e innovando tutta una serie di processi prima,
la domenica hanno messo il primo DPCM, il martedì mattina il 100% della nostra parte, scusate, impiegatizia era a casa a lavorare in smart working, senza nessun tipo di controllo, ma solamente con l'obiettivo che facessero il lavoro che facevano qui nei tempi che desideravano. Okay? Poi ci sono certi uffici che hanno degli orari perché hanno rapporti con clienti, altri invece che sono più magari ufficio tecnico o altri tipi di uffici che avevano la possibilità di lavorare nell'ambito e nell'orario che preferivano. Quindi si lavora più a progetto, si lavora a progetto piuttosto che ad orario. Cioè tu devi fare questo, lo puoi fare anche di notte, sono affari tuoi, purché all'orario stabilito, nel giorno stabilito, il tuo progetto sia concluso, corretto? Esatto, e le persone hanno reagito molto bene perché anche tutto quello che era il lavoro che veniva fatto in squadra hanno utilizzato dei sistemi che oggi utilizziamo tutti per trovarsi in modo virtuale e condividere le proprie idee, le proprie opinioni, discutere su un progetto piuttosto che su quant'altro, per cui che fossero qui o fossero a casa dal martedì mattina è cambiato molto poco ai fini aziendali. Credo che il giovamento sia stato sia da parte nostra, perché fondamentalmente la pandemia ci ha creato poco o niente disturbo, e sia per le persone che hanno potuto, come diceva lei, prendersi un caffè tranquillamente a casa o salutare suo figlio senza avere altri disturbi. Immagino la parte produttiva faccia prendere comunque anche in azienda un caffè ai dipendenti. Assolutamente, assolutamente, non c'è nessun tipo di problema. Dico, lei continuerà su questa strada? Lei continuerà anche quando la pandemia non c'era più? Noi stiamo già continuando per tutta una serie di uffici e di persone in maniera anche alternato, okay? Perché comunque la pandemia non è terminata e quindi preferiamo, soprattutto per la salute dei dipendenti, meno possibilità di incontro ci sono in questo momento, meglio è. Noi stiamo continuando tranquillamente. Convengo con Nicola che spesso e volentieri le strutture messe a disposizione non ci aiutano più di tanto, okay? E non quelle messe a disposizione da Eurosystem, ma quelle a livello nazionale non ci aiutano più di tanto e ci sono alle volte delle grossissime problematiche, bastano due fiocchi di neve come l'altro giorno e diventa un problema un po' per tutti. E con Fabio concordo che la base di tutto è la fiducia. Purtroppo, per fortuna, torniamo a vecchi valori che sono quelli della fiducia, per cui lo smart working può funzionare benissimo se si ha fiducia nella persona, soprattutto che dall'altra parte è a casa o in un bellissimo parco e lavora da lì. Se non si ha questo tipo di atteggiamento... Questo è verificabile con i progetti, no? Cioè, se uno assegna un progetto e il progetto viene portato a termine, appunto che lo si faccia di notte al parco mentre si sta correndo, mentre si sta ascoltando musica, va bene, purché il progetto venga fatto come viene fatto. Io quindi la fiducia viene da sé. Sono per il risultato, non per l'impegno. Nicola, per quanto riguarda il discorso delle infrastrutture, una parola sul 5G, se è possibile la spenderei questa sera, perché si parla molto di questo 5G, ma nell'immaginario collettivo, popolare, si parla del 5G come uno strumento per la telefonia, perché siamo abituati al 3G, il 4G, arriva il 5G e si pensa che sia soltanto un nuovo modo per collegarsi in maniera più veloce ad internet via telefonino o per i collegamenti telefonici. Non è proprio così, perché il 5G impatterà anche su tutta un'altra serie di cose che riguardano anche la vostra attività. Sì, assolutamente, è la continuità tecnologica di quelle che sono state le generazioni precedenti di connessione, mobile, ma una ricaduta decisamente diversa su quello che invece è la fruizione di questa tecnologia. È in termini tecnologici quello che si definisce disruptive, quindi cambia radicalmente l'approccio all'utilizzo della tecnologia stessa. Si aprono scenari totalmente diversi che impattano su concetti di smart city, di fabbriche intelligenti, del famigerato IoT, quindi l'internet delle cose. Apre scenari decisamente più ambiziosi dal punto di vista tecnologico. È chiaro che porta in dote una complessità sia di copertura del territorio, perché analogamente alla fibra ottica non è che stiamo vedendo un'avanzata dirompente della tecnologia 5G in termini
in termini, diciamo, di copertura territoriale, e poi ovviamente porta in dote anche delle caratteristiche tecniche che non sempre sono ben accolte sia dalla popolazione che dal libero cittadino che da chi si occupa anche del benessere. E quindi ci sono in questo momento moltissimi dibattiti su quanto il 5G possa influenzare sulla salute del cittadino, quanto possa far bene e quanto possa far male. E quindi è un ambito dove... Sì. Prego, 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 continui. Sì, è un ambito che non sta esplodendo in questo momento. È chiaro che se guardiamo lo storico, le stesse cose più o meno erano avvenute sulle tecnologie precedenti. Sì, per le altre tecnologie, sì, 3G, 4G e via dicendo. Sì, i vari passaggi sono sempre stati accompagnati da queste resistenze di natura salutistica, benessere, chiamiamole così. Avevo una curiosità da chiederle, Bosello, visto che la vostra azienda si occupa di tecnologie, quindi mastica tecnologie digitali quotidianamente, con la pandemia avete avuto anche voi un po' di sbandamento nel dover assumere dei comportamenti digitalizzati, digitali, magari più spinti, oppure per voi è stato naturale passare, che so, allo smart working o ad altre tipologie di attività? Allora, noi dal 2008, così rispondo anche a una delle domande che ha fatto prima i colleghi Fabio e Diego, dal 2008 noi lavoriamo con un concetto di telelavoro, nel senso di remotizzazione del lavoro, e dal 2008, forse anche prima, stiamo cercando di proporlo sul mercato perché siamo sempre stati convinti che potesse portare un valore aggiunto alle aziende. Quindi noi lo adottiamo più o meno da 13 anni. Io da 13 anni lavoro con un client virtuale da cui posso operare su qualsiasi postazione in qualsiasi posto del mondo. Quindi pandemia o non pandemia, per voi non è cambiato nulla dal punto di vista operativo? No, per noi non è cambiato nulla, è cambiato sicuramente il fatto che si è estremizzata la necessità di utilizzarlo, ma anche qui secondo me lo smart working, e ne ha dato un'accezione perfetta Fabio Turchini, deve essere comunque preso e modulato a seconda delle necessità. Non è smart working obbligatorio per tutti, ma sicuramente un concetto ibrido, che è una parola che a me piace sempre adottare nella tecnologia, perché l'ibrido oggi, come anche nel cloud, è un qualcosa che è molto funzionale e si cala nella realtà di quelle che sono le necessità aziendali. Abbiamo un minuto, Turchini, per farle dire un'ultima cosa rispetto al futuro. Abbiamo introdotto questa trasmissione dicendo che ci troviamo con delle generazioni miste, quindi con delle resistenze sicuramente maggiori di quelle che possiamo immaginare fra 20 anni, 30 anni. E quindi bisognerà cambiare anche il modo di fare consulenza in tal senso, perché sarà meno difficile far passare il concetto della tecnologia, ma ci saranno sicuramente altre resistenze. Si immagina quali potranno essere? Ma allora, la resistenza è un modo naturale dell'uomo di opporsi a dei cambiamenti quando questi cambiamenti vengano vissuti o come minacciosi o non compresi, o non a misura o non desiderati, non a misura della persona che li sta vivendo, li sta attraversando. Quali saranno i cambiamenti futuri? Beh, indubbiamente ci saranno ulteriori impennate di sviluppo tecnologico. La cosa può essere inquietante se non sapessimo oltre quali limiti lo sviluppo tecnologico si spingerà, senza porre alcuna, come posso dire, pregiudiziale etica, che è fondamentale. Certo è che man mano che i ritmi di cambiamento crescono e cadenzano in modo sempre più spasmodico, va da sé che le persone vacillano, sono disorientate, non afferrano in profondità. Per questo parlavo prima di condivisione, di gradualità e di senso da dare alle cose. La tecnologia aiuta anche a diffondere la conoscenza, a creare momenti di consapevolezza forte. Naturalmente, se usassimo questa tecnologia proprio in funzione della partecipazione, no, attiva ai cambiamenti, ancorché a distanza. Noi stessi abbiamo cambiato perché abbiamo convertito gran parte dei nostri servizi da in presenza
a distanza. E a proposito di ibridazione, di cui sentivo parlare un istante fa, correttamente peraltro, attenzione che proprio parlando di cambiamento tecnologico dobbiamo renderci conto che non c'è proprio ibridazione tra struttura cognitiva, struttura neurale e ampliamento, amplificazione, estensione tecnologica. Per fare un esempio, se uso un navigatore per girare in città sicuramente sarò più efficiente negli spostamenti, ma non imparerò a girare in città. Quindi dobbiamo stare attenti appunto che questi applicativi, queste estensioni non sostituiscano completamente, che non finiscano per confonderci più che altro. Questo è un problema di fondo, certo. Questo è un bel tema che forse sarà anche il caso di trattare in una delle prossime trasmissioni che faremo sulla tecnologia. Io ringrazio Fabio Turchini, Nicola Bosello e Diego Stefanato. E allora, grazie a voi. Speriamo di aver dato uno spaccato sufficientemente chiaro di quella che è la situazione per quanto riguarda la tecnologia nel nostro paese. L'abbiamo fatto con degli ospiti che ci hanno raccontato le loro esperienze e torneremo a farlo presto, perché questa è soltanto la prima di un ciclo di puntate dedicate al tema della tecnologia. Grazie di nuovo a chi è intervenuto, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata con Udinese TV.